Ciao a tutti e benvenuti. In questo breve video rispondo a alcune domande di Andrea, che saluto, ciao Andrea, il quale mi ha chiesto alcune riflessioni, se possibile, riguardo al cantare con la laringe mantenuta bassa e con la sensazione di uno sbadiglio profondo. Questo gli viene chiesto dall'insegnante attualmente perché ha la tendenza a stringere i suoni e a far alzare la laringe. Dunque, ti darò delle riflessioni che, ripeto, sono riflessioni personali, non ci sono verità assolute nel canto. Volentieri mi hai chiesto questa cosa e ti do il mio punto di vista motivandoti proprio il perché di quello che ti vengo a dire, che ti sto per dire. Innanzitutto, mai focalizzarsi sulla laringe e un'azione meccanica, sulla laringe, agire proprio meccanicamente in questo modo, mantenendo questa posizione immutata. Mi hai fatto un video e ti viene chiesto questo, di prendere aria in questo modo, sbadiglio profondo, mettere un dito dove abbiamo, diciamo, il pomo di Adamo e pensare di abbassare proprio in questo modo. E poi cantare in questo modo. Non è possibile, c'è una voce da lupo, da orso yogi, una voce cupa, molto brutta. Il suono che risulta è questo. Può sembrare bello, non lo so, a me risulta terribile, snaturato, ingrossato. Invece, è più morbido. Organo più disteso, questo per farti capire la differenza. Mai impostare tutto in modo molto rigido, tenendo tutta questa posizione, mai agire sulla laringe direttamente, soprattutto in modo meccanico, per quella che è il mio punto di vista. Come si agisce sul fatto che la laringe tende a salire, sul mantenere una laringe flessibile? Questa è la parola chiave. La laringe, lasciatela stare nel canto, fa quello che deve fare se si lavora correttamente su alcuni aspetti tecnici. Ora non mi dilungo molto, ti dico velocemente quali sono per motivi un pochino di tempo, come mi hai chiesto un video comunque abbastanza breve ma chiaro e spero di essere il più chiaro possibile. La laringe rimane flessibile, rimane morbida, non ha questi scatti che possono esserci in alto, in basso, se si lavora correttamente appunto sugli aspetti tecnici. Quali sono? Alcuni te li posso dire. La respirazione, il sostegno e l'appoggio sono le basi del canto, quindi chi prende correttamente aria e poi chi conduce e gestisce al meglio l'aria già parte bene. Questo perché ti faccio anche vedere e ti spiego i motivi. Respirazione, costo diaframmatica, quindi qui abbiamo il nostro diaframma, che è collegato con la gola. Se noi apriamo il nostro diaframma, apriamo la gabbia toracica, il nostro diaframma scende e si apre come la pelle di un tamburo che viene proprio tirata, e anche la gola fa questo. Si apre, quindi un'apertura morbida equivale a aprire la gola automaticamente, non fatelo meccanicamente, non questo movimento. Quando si canta l'appoggio, ovvero stare in apertura con questa espansione, con il nostro diaframma bello tirato come la pelle di un tamburo, grazie proprio al mantenimento delle costole in apertura, allora la gola rimane aperta. Se noi iniziamo a cantare, chiudiamo le costole, facciamo questo, oh, e il suono si stritola. Gola aperta. Mantengo l'appoggio, quindi questa elasticità della gabbia toracica, non in modo rigido, ma elastico, espansione, elastica, come se il corpo proprio cercasse spazio all'esterno, e più la gola rimane appunto così, come si suol dire, una gola larga, che non è un'apertura meccanica neppure questo, perché andiamo a bloccare al contrario invece la laringe, altri tutto il corpo e la voce. Quindi questi sono gli aspetti base: respirazione, sostegno, appoggio, e i motivi sono questi, spiegati in pochi minuti chiaramente. Un altro aspetto è legato su cui si lavora è l'elasticità dei muscoli del viso, quindi non tendere i muscoli ma rilassarli con degli esercizi, delle proposte di attività che possono aiutare tutto il corpo a sciogliersi, tra cui anche il viso. Il mento e la mandibola, non salire in questo modo, magari andando in avanti, ma mantenere il mento morbido, mettere un dito a volte qui aiuta. E
rilassare diciamo, i lati della bocca. Oh, mandibola rilassata, morbida, pensare tanto alla morbidezza. Io te li sto elencando, poi ci sono dei percorsi che vengono fatti chiaramente seguiti da un insegnante. Altri aspetti sono legati ad esempio al focus vocale, perché alla cosiddetta risonanza della voce. Oggi si parla di consonanza, però al di là di questi aspetti più tecnici e specifici, il focus della voce, il concentrare la voce, la punta del suono, la cantare in maschera, cosa fa? Sgrava la gola, aiuta il cantante a passare dal concentrarsi al suono che inizia qui nella gola a un attacco più morbido, più dolce, quindi attacco vocale che si può sostituire con inizio del canto, perché attacco è un termine anche molto duro, a volte porta già di per sé attacca il suono e uno attacca bruscamente il suono. No, il principio del suono, iniziare il suono, il cominciare il nostro suono deve essere morbido e dolce, proprio come a volte si pensa e si suggerisce una sorpresa piacevole, un sospiro. Ah, oh, un gesto naturale. Anziché fare oh, è bruttissimo. Più dolce, più naturale. Poi il fatto della risonanza del focus vocale, della proiezione vocale, i risuonatori superiori, sgrava la gola, il cantante non si concentra più su cui non ne ha bisogno, si focalizza sulle sensazioni legate alle vibrazioni che percepisce, le sensazioni propriocettive che ha della propria vibrazione, diciamo, della propria risonanza vocale, se parliamo in termini proprio classici come si parlava ai miei tempi. Questi sono un po' gli aspetti su cui si lavora proprio per sgravare la gola. Quindi laringe abbassata meccanicamente? No, pensare a uno sbadiglio profondo, assolutamente no, altrimenti infossiamo la voce, cantiamo molto statici, il suono diventa brutto, diventa molto rigido, come se suonassimo un violino, un pianoforte, un'arpa con tanta rigidità nelle dita. Ci vuole dolcezza, ci vuole flessibilità, la stessa cosa alle corde vocali. Ci vibrano proprio tanta aria morbidamente che massaggia le corde vocali, quindi il suono esce appunto morbido. E quindi questi sono un po' gli aspetti su cui volevo un po' lavorare con te a livello proprio di spiegazione, di concetto e spero di riflessione per te, per chi mi sta ascoltando. Quindi lasciate stare la laringe, no al pensare alla laringe che deve stare sempre bassa. La laringe è un organo flessibile, fa il suo lavoro se si lavora in modo adeguato con i requisiti tecnici. Lasciate stare la laringe, lo ripeto. Morbidezza, lavorare su quello per cui bisogna lavorare, respirazione, sostegno, appoggio, vibrazione della voce, la risonanza della voce, il relax del viso, il relax di tutto il corpo. Questi sono gli aspetti su cui si lavora e indirettamente la laringe viene appunto abbandonata. Non si pensa più alla laringe. Mai tenere la laringe abbassata perché si va a comprimere comunque su tutti gli organi del nostro vocal tract, quindi anche sull'epiglottide, qui si va spesso anche ad arretrare la lingua e diventa un suono veramente molto molto brutto. Va bene, perdonate il video un po' lungo, ma d'altronde gli elementi di cui parlare sono veramente tanti. A livello, ripeto, informativo, se hai dei dubbi comunque contattami, ti mando un saluto, vi mando un saluto e a presto. Ciao!